Ma se siamo ciò che mangiamo e io mangio solo dolci, allora sono incredibilmente dolce. Ciao a tutti, sono Erika. Benvenuti nell'ultima puntata di questa serie dedicata alle 5 idee regalo per puntini puntini. Negli scorsi episodi abbiamo parlato di che cosa regalare a chi fa parte di un fandom, a chi ama leggere, viaggiare, chi ama la crescita personale, e oggi parleremo delle persone che amano il cibo, amano mangiare, amano provare cibi nuovi, che io racchiuderei molto semplicisticamente nella categoria dei golosi, di cui ovviamente io faccio fieramente parte, e si vede. La prima idea a regalo è una fontana di cioccolato. Me l'ha regalata il mio ragazzo per il mio compleanno ed è stato un regalo super apprezzato, anche se non ho ancora avuto modo di utilizzarla perché so che nel momento in cui la utilizzerò poi non riuscirò più a farne a meno, quindi sto cercando di trattenermi, però sicuramente è un'ottima idea a regalo. Seconda idea, regalare delle posate o delle stoviglie particolari, magari molto carine o molto elaborate. Sicuramente questo è un tipo di regalo che apprezzeranno non solo i golosi, ma tutti in generale. Ad esempio, lo sapete che io adoro collezionare tazze e vorrei proprio sapere chi è che riuscirebbe a resistere alla vista di questa tazza a forma di cactus? È veramente meravigliosa, tutti dovrebbero averne una. Terza idea a regalo, un abbonamento o una scatola di Tokyo Treat. Se non sapete di che cosa si tratta, ho fatto diversi video con il mio ragazzo al riguardo e in sostanza sono delle scatole giapponesi all'interno di cui vengono appunto messi vari snack giapponesi. E ci sono davvero delle cose stranissime. Ho un'alternativa a questo, comunque, regalargli del cibo un pochino insolito qui in Italia, qualcosa che non abbia mai assaggiato e che sia un pochino strano, ricercato. In generale, comunque, se vi orientate verso gli snack stranieri, troverete un sacco di cose da provare. Quarta idea, regalo, materiale per cucinare. Per esempio, quando ero molto piccola adoravo fare i dolci, in realtà mi piace tuttora, però ho davvero poco tempo per farlo e quindi ho perso un po' la mano. Però quando ero piccola ero fissata molto soprattutto con i dolci e con il cake design. Quindi ogni volta che era possibile cercavo di trovare del materiale insieme a mia mamma per fare delle vere e proprie sculture con la pasta di zucchero. Oppure un'altra cosa molto utile sono i contenitori, che non sono mai abbastanza. In particolar modo un'idea carina potrebbe essere quella di regalare un bento, ovvero una di quelle scatolette sempre di origine giapponese che all'interno sono suddivise in più reparti in modo da diventare delle scatole fatte apposta per portarsi dietro il pranzo. Ancora meglio se trovate un bento che si può riscaldare e che quindi potete portare veramente ovunque per mangiare qualsiasi tipo di cibo. Anche questa è stata un'idea del mio ragazzo, ma facciamo finta di nulla. E infine, quinta ed ultima idea, regalare del cibo. Regalare una cena in uno dei ristoranti preferiti della persona a cui volete fare questo regalo o portarla ad esplorare nuovi ristoranti o ristoranti molto costosi. Personalmente, già se mi offrite un pranzo al sushi, io sono la persona più felice del mondo. Dunque, questa era l'ultima idea a regalo di questa serie di video dedicata alle 5 idee regalo per puntini puntini. Spero davvero che questi video vi siano tornati utili e che voi abbiate trovato l'idea a regalo che vi serviva. Se è stato così, mi raccomando, mettete un bellissimo mi piace a questo video e iscrivetevi al mio canale. Inoltre vi ricordo che i video tema natalizio non sono ancora finiti, per cui mi raccomando, restate sintonizzati. E se vi va, seguitemi anche su tutti gli altri social di cui trovate il link qua sotto nell'info box. Detto questo, non mi resta altro che augurarvi una buona caccia ai regali. Vi mando un bacione, grazie ancora per la visione dei video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!